Faccio un salto in Africa con gli amici veterinari. È il titolo di una mostra fotografica allestita nella sala Ipogea di Teramo dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che ha deciso così di raccontare attraverso immagini evocative il lungo percorso di ricerca e sviluppo fatto in Africa negli ultimi 25 anni. È un rapporto importante, è un rapporto istituzionale, è un rapporto funzionale di ricerca. E diciamo, l'origine di questa attività sta nel fatto che conoscere l'Africa nelle sue varianti di patologie animali eccetera significa sapere cosa può arrivare da noi e quindi essere pronto a riconoscere le malattie, pronto ad arginare, a far vaccini eccetera eccetera. È interessante ricordare che durante tutti questi anni, su decenni di collaborazione, la collaborazione si è basata su una presenza dei nostri operatori là in sede ed è stata questa presenza più duratura piuttosto che progetti specifici che ha valso all'Istituto la fiducia di queste persone. Le immagini esposte parlano di un viaggio in un continente bellissimo e ricco di umanità, un reportage che intende prendere per mano i visitatori e far ripercorrere loro le vie tracciate dall'Istituto nel corso del lungo rapporto di stretta collaborazione con i partner africani che nel tempo si è trasformato in una vera e propria cooperazione. Avete fatto tantissime foto, come le avete selezionate? Non è stato facile perché poi abbiamo cercato di dare degli spaccati legati a attività che sono nel nostro DNA, l'igiene degli alimenti, quindi i mercati, far vedere alla popolazione teramana, perché questa è un'attività rivolta alla nostra popolazione, a Teramo. Far vedere come sono organizzati i mattatoi, far vedere come sono organizzati i mercati, presentare loro quello che è il problema della sanità animale, dell'igiene degli alimenti come ti dicevo prima, la formazione, come noi eroghiamo formazione e come riceviamo formazione, ma soprattutto uno spaccato di vita, è la nostra presenza giù vivendo insieme a colleghi che vivono giornalmente questa realtà. La mostra sull'Africa sarà visitabile al pubblico sino al 20 aprile.